Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di quel tale Ale. Eccoci qui con Forza Horizon nella nostra scalata. Io riprendo direttamente il video da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. E non sono neanche uscito dalla stanza. Siamo adesso con la Ford Focus 13C. Vabbè, vediamo un po' come va con quest'auto. Nelle prime due puntate avevamo fatto due gare, mi sembra, ogni puntata. Nella prima avevamo visto anche una sfida rivali. E vabbè, adesso facciamo un altro paio di gare anche qui, perché più o meno un episodio lo vorrei fare come lo scorso, sui 15 minuti, in modo tale da non farlo troppo lungo, e fare un paio di garette così. Come detto, spero che questa idea vi piaccia. Io per adesso non ho ancora sentito i vostri feedback perché li sto registrando tutti di seguito, poi vabbè, se piaceranno li posterò, altrimenti vedrò dopo i primi come... Ecco, adesso partiamo un po' più dietro, vediamo un attimo di... Quello si era piantato. Permesso, scusate. Passo all'esterno con discrezione. Ecco, guarda qui, guarda. Cioè uno cerca di fare una curva pulita e sti figli di troia ti sbattono fuori. Poi pure con sta cazzo di macchina, quando li ripigli? Certo, noi ci mettiamo la nostra guida sportiveggiante, però come vedete il primo se ne va perché giustamente questi qua dietro si inculano, ti sbattono fuori. Guarda quello con quella cazzo di macchina blu che testa di minchia. Vabbè ragazzi, allora questa qua la prendiamo così questa gara, dai. Vai, sbattilo fuori quello con la macchina blu. Poi non sento il motore, quindi... Maledizione, siamo ultimi. Non è vero, siamo penultimi. Vabbè, non è una consolazione questa. Ma ci hanno sbattuto due volte fuori, sti bastardi. Cioè, sto bastardo. Maggiormente adesso noi... No, cazzo, ho sbagliato. Per vedere sti due rincoglioniti. Come avevo detto, non poteva essere tutto... Tutto rosa e fiori, eh. Ma già stiamo all'ultimo giro, ma come cazzo? Guarda questi, tagliano la strada. Vabbè, dai, questa è andata così, ragazzi. Ci rifaremo nella prossima, spero, perché... Maledizione, questa macchina non è stata estremamente sportiveggiante come volevamo. Ma recupereremo nella prossima gara, spero, anche perché siamo sesti. Qua abbiamo fatto, non è un gran risultato. Vogliamo una macchina più sportiveggiante, soprattutto quello lì con quella Ford Focus blu. Lo inculeremo alla prossima gara. Perfetto, nuovo livello, quindi soldoni, soldoni, vogliamo soldoni. Comunque, per adesso i livelli salgono abbastanza velocemente. Vabbè, giustamente siamo all'inizio. Ma perché ci dai sti premi da barbone, cazzo? Ma tra tutte le cose, auto e minchiate varie, ci dai 5.000. Che cazzo? Vabbè. Comunque, proseguiamo. Vediamo la prossima gara con che macchina ce la fa fare. La Ford RS200. E qua faremo dei danni. Ah, vedete, quello ad esempio che ha il coso blu, quello è il braccialetto, quindi tra virgolette è prestigiato, nel senso è arrivato al massimo livello del braccialetto giallo e è tornato al primo livello col blu, quindi noi potremmo fare anche questa cosa. Faremo il nostro verso il braccialetto blu grande, potremmo fare questa intestazione della serie verso il braccialetto blu online sportiveggianti forever, sempre comunque. Vabbè. Cerchiamo di riprenderci un attimo dall'ultima gara un po', perché ne avevamo fatto, come detto, le prime quattro erano andate estremamente bene, questa un po' meno, ma vabbè. L'importante è che non ci iniziano a tamponare, a sbattere fuori, perché soprattutto preferirei anche magari una pista sull'asfalto che non queste sulla terra. Ci fa partire così come eravamo arrivati nello scorso.
E subito ti iniziano a sbattere fuori, figli di troia. Non so se sia stato... Cioè, guarda di que... Non è che cercano di fare la curva, no, proprio... vabbè, però, cazzo, Io sono sportiveggiante, non è che posso stare qua a aspettare voi. Guarda là, si stanno meglio così che almeno noi li recuperiamo. Però li vedi? Non è che puntano a fare la curva. Puntano a sportellarsi. E io che sono sportiveggiante, tac, mi infilo. Non si riusciamo a recuperare pure quello. Se gli altri magari non ci tamponano, ok. Vabbè che pure noi, cioè, ci possiamo anche distruggere da soli, non è che è sempre solo colpa degli altri, però. Ci mancherebbe a che noi riusciamo a fare dei danni da soli. Però preferisco magari quando mi schianto per colpa mia che non perché qualcuno va zigzago e ti sbatte fuori. Attenzione, staccata da panico. Ha fatto una bella staccata anche lui, però si è schiantato un po' contro il muretto. Vediamo se ci sbatte fuori. Ah, ok, no. No, perché persone corrette ci stanno e sinceramente, cioè, si gioca anche meglio così. La gara è... Ma non ce l'ha una cazzo di sesta marcia stanno. Cioè, ci si diverte anche di più. Ma va più veloce l'uno. Attenzione, il nostro... partenza, cioè partenza, la nostra ripresa sportiveggiante, vabbè adesso siamo in quinta, non possiamo fare nient'altro, e bella, a parte quella scorsa gara che ci hanno un po' inculato, siamo tornati a vincere, cazzo. Bene così. Ottimo. Anche perché poi per esempio quello lì che adesso è arrivato secondo, se la mia avesse dato una sportellata, cioè rischi anche di distruggerti la tua gara. Da secondo potevamo tornare praticamente ultimi in un attimo, che molto probabilmente era quello che andava a zigzag prima. No, era un altro forse, era quell'altro col nome sempre lungo. Vabbè, fa niente. Abbiamo fatto due gare, però il video è stato abbastanza corto, quindi magari ne possiamo fare anche un'altra. Siamo arrivati al livello 10. La nostra scalata prosegue e dacci qualcosa di serio. 30.000. Vabbè, dai, non è male. Valore 65.000, non... non ci lamentiamo, vai. E come detto, questa modalità è quella che mi piace un po' di più. No, cazzo, queste macchine di merda però, Come dicevo, perché tutti abbiamo la stessa macchina e quindi si corre a pari livello, diciamo. Certo, se però magari mette delle macchine un po' più sportiveggianti sarebbe anche meglio, però vabbè. Tutte fuori strada ce le sta a fa ste gare. Preferisco l'asfalto. L'asfalto è molto più sportivo, si presta di più. Vabbè. Vediamo se con questa macchina, la Boy Luke, riusciamo a sportiveggiare sempre e comunque. E non so se riuscirò a fare altri video, diciamo, in sequenza. Vediamo un attimo. Ok, ci siamo, Ultimi, bella. No. Qua è complicato perché... Ma guarda, porca puttana. Vabbè, che cazzo è? Mi volete usare come un pallone? Non lo so. Si sono messi a fare l'1-2.
Scusa, non ti ho toccato, sei tu che mi stai stringendo piano. A parte che laghi in modo pauroso. Eccoli qua. Vabbè, stavolta una spintarella me l'hanno data, però. Guarda sto figlio di troia. Merda. Ok, sta succedendo il panico. Guarda qui. Ma che cazzo fa? Ok, la macchina. Non so se c'ha qualche problemino tecnico-tattico, però. Non mi schiacciare contro il muro, eh. Maledizione. Mi ha detto questa è un'auto che non è estremamente sportiveggiante. Guarda i figli di troia. Chi è? Sempre lui comunque, eh? Vabbè ragazzi, questa la sacrifico. Ora il mio unico obiettivo è sbattere fuori quello. Sti cazzi. Questo era anche quello che c'aveva la Focus blu dell'altra cosa, quindi io sono rimasto nella stessa stanza. Ma non mi sa che non gliela famo proprio a recuperarli. C'è un problema tecnico. Merda, merda. Cazzo. Io sinceramente volevo recuperare quello solo per sbatterlo fuori, perché giustamente non è che puoi rompere i maroni ogni gara. Sì, che poi la macchina a me va pure. Cioè, una volta che ti danno una botta non si ripiglia più, quindi adesso stavo tutto in controsterzo e la macchina andava contro quell'altra. Quindi è un po' difficile. Cioè, dipende anche un po' dalla macchina che ti capita. Questa è una di quelle che si imbarca molto facilmente, essendo molto grande, quindi se c'è qualcuno che ti dà una bottarella, la macchina è come se. Vedete? Ecco. Mo, fortunatamente stava lontano, però se ne arriva sempre all'interno, là. Vabbè, anche questa no. Oh, anche questa non è andata benissimo di gara, però vabbè. Sempre quando ci sono i figli di troia che ti sbattono fuori, perché poi una volta che ti. Eccoli. Una volta che ti sbattono fuori una volta, hai perso un po' tutto il ritmo. Quanto è durata? Un minuto. No, non è vero. 3 minuti e qualcosa, quindi forse ce ne esce pure un'altra. Dai, noi dobbiamo sbattere fuori quel figlio di troia. Che se ci sta seguendo, spero di no. Ormai è. Vediamo il premio. 25.005, vabbè. Ci può anche stare. Adesso con 458 spade. Ma mi sa che le macchine sono un po' sempre le stesse. Però vabbè, meglio così. Questa ci piace. Siamo estremamente sportivi. Cioè, speriamo che non ce la fa fare su sterrato, come sempre. Perché se no, questo qua era. Se non sbaglio, mi sembra di sì. Va bene. Cerchiamo di fare la nostra gara sportiva. E poi ci vediamo al prossimo video. Siamo a livello 11, quindi i primi livelli sono andati abbastanza spediti. Poi sicuramente i prossimi saranno un po' più complicati da. Ci vorrà sempre più esperienza. Però alla fine non è. Non sono male queste gare, si fanno abbastanza velocemente, sono gare piuttosto corte, quindi ci si diverte.
certo, sempre se si beccano soggetti. Vai, non ci mettere nelle retrovie perché sennò vabbè, più o meno. Eccolo qua, lo sapevo io. Guarda, continua. Adesso uno si ritrova dietro e non potrà più risalire, perché comunque appena ti ravvicini ti sbattono fuori. Questo è un po' il problema, diciamo. Vedete, cioè la prima cosa che fa, vabbè, a parte questo che quello l'aveva sportellato, quindi non penso l'abbia fatto apposta. Spero. Però la prima cosa che fanno, cioè io sinceramente qua lo dovrei superare, mi metto o all'esterno o all'interno e lui mi stringe. E allora io che faccio alla prossima curva? Lo sbatto fuori. Adesso io sto qua e lui mi viene a schiacciare. Vattene a fangulo allora, rotto il cazzo. Come detto, non è che stiamo qua. Fa beneficenza, noi da sportiveggiante, ma se ci prende da sportellate non è che ormai siamo a mille mila chilometri dagli altri, quindi questa gara è andata così. Un po' troppe gare vanno così per, vabbè, questo ormai comunque siamo rimasti nella stessa stanza, quindi cioè i soggetti questi secondo me che... Questa si guida bene però. Questo un po' l'abbiamo ripreso, ma anche noi l'ultima curva ci siamo un po' incartati. Oh, scusa, vabbè, tu sei rimbalzato contro la montagna, non l'ho fatto apposta. Vai, vai. Faccio la curva interna in derapata, bello, guarda là. Vabbè, dai, è andata così anche questa. Non è andata benissimo. Ho fatto una quinta posizione, ci hanno sbattuto un po' fuori qua e là, ma comunque va bene così, ragazzi. Noi ci vediamo allora al prossimo video con Forza Horizon. Ditemi sempre se questa idea della serie fatta così vi piace. Noi ci vediamo allora al prossimo video. Vediamo se abbiamo... No, non abbiamo, penso, guadagnato qualcosina di... Vabbè, a livello di così, punti così li guadagniamo perché... Ah no, l'abbiamo fatto un livello, perfetto. Vediamo cosa ci dà allora. Punti così ce li dà perché non utilizziamo gli aiuti, quindi ce ne dà un bel po'. No, ma che è sta roba, vabbè. Ma che fantastico cosa. Vabbè, comunque ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Allora, un saluto a tutti da quel tale.